Rumorosi, arrabbiati, ma pacifici, i lavoratori della FIBA, l'organizzazione che rappresenta i lavoratori ambulanti e delle fiere, hanno protestato sotto la regione Lombardia contro la chiusura loro imposta dal nuovo DPCM contro la diffusione del coronavirus. Chiedono al presidente della regione Attilio Fontana che si faccia interprete delle loro esigenze e del loro ruolo nell'economia, dal momento che il settore conta circa 40.000 imprese e altrettante famiglie. Come fa mio figlio a vivere in questa condizione? Come fa ad avere mio figlio un futuro con questi governatori? Non esiste futuro per loro, grazie a loro. Devono smetterla di pensare alle loro tasche, ma devono pensare al popolo italiano, non lo scaricabarile che si fanno regioni e governo, opposizioni o chi è al governo a governarci. Sono dei vigliacchi e vergognosi, solo quello dobbiamo dire noi tutti insieme. 9 mesi che non si fa la spesa a casa, è una vergogna, gli italiani stanno morendo di fame, è una vergogna. 8 mesi che non lavoriamo, fuori dagli stadi a servire 660.000 persone ogni weekend, eventi come Vasco Rossi che arrivavano 120.000 persone. Dove sono i soldi? Dove sono gli aiuti? Dov'è questa gente? Dove sono le casse integrazioni? Volete che siamo a casa? Siamo a casa! Questo vogliamo! Vogliamo la pila! Vogliamo la pila! Vogliamo i soldi! Com'è che ti dobbiamo dire? Per favore ci aiuti a lavorare! Siamo nella merda! Come te lo dobbiamo dire? Porca la miseria! Della Costituzione italiana! Non ce la faccio più! Ho una famiglia, porca la miseria! Ho una famiglia! Fatturo da 20 anni, fatturo da 20 anni! Sempre preciso e corretto! E voi cosa ci avete dato? Solo schiaffi in faccia e basta! I lavoratori hanno esposto striscioni come "il tempo è scaduto, ora abbiamo bisogno di aiuto" e hanno urlato più volte "vergogna, vergogna" nel sottofondo assordante di fischietti e trombette. Tutta questa gente qui non lavora dal mese di febbraio. Chiediamo a Regione Lombardia di farsi interprete presso chi di dovere ai tavoli che contano per spiegare la disperazione di questa gente. Da quanto tempo non lavora? Sono 8 mesi che siamo senza lavoro, senza indennizzi, e facciamo fatica a mantenere le famiglie e le imprese. Ho lavorato quest'anno solo 16 giorni, 3 in mercato, una settimana alla fiera di Scandicci e basta, 16 giorni. Adesso siamo fermi, non si sa domani cosa sarà, quindi è l'incertezza al 100%. Senza più dignità, non avere più lavoro è quello, e poi con questi governanti che... Non ci sono parole per poterli definire. Ho 3 figli e è una situazione un po' triste, perché portare avanti gli affitti, le spese, luce, gas e tutto quello che ne comporta è diventato molto dura, molto, molto difficile. Si va verso un qualcosa che a livello sociale potrebbe essere pericoloso. Evitiamo tutto questo.